Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme il pane al miele. Molto semplice, tre ingredienti veramente super perfetti. Niente, amalgamiamo tutti e tre gli ingredienti nel frullatore, quindi una cosa veramente facile da fare e pronta veramente in poco tempo. E quindi niente, andiamo con tre bicchieri di latte. Due. E il terzo, poi facciamo 3 bicchieri di farina 00, quindi 1, 2. E 3, il lievito, una confezione di lievito, e andiamo a frullare per bene il tutto. Guardate che bel impasto. Ok, ora aggiungiamo l'ultimo ingrediente, che è appunto il miele, ed è mezzo bicchiere. Ed infine andiamo ad aggiungere le spezie, quindi io direi la cannella e basta, perché non ho altro. Se avete chiodi di garofano, quelli già tritati, così potete sì, ha un buon sapore, ecco. E andiamo a frullare il tutto. Guardate un po' questo bel impasto e andiamo a versarlo tutto nella teglia. Ecco qui, sfornato, che è ancora bollente, e devo dire che ho fatto la prova del stuzzicadente, quindi è venuto su pulito. Ci siamo, togliamo dalla nostra teglia e andiamo a coppare. Questo perché per dare una forma al nostro dolcetto. Io l'ho chiamato pane perché in portoghese è così, però in realtà sarebbe un dolcetto praticamente per fare colazione piuttosto che merenda, e quindi andiamo a coppare. Ok, piano piano sto coppando un po' tutti, vado semplicemente con il coltello in modo che sia anche un po' più veloce, anche perché si è raffreddato, e niente, praticamente li metto lì sulla teglia, o meglio sulla carta stagnola, e oggi non ce la faccio, scusate, devo dire sulla carta forno, e il gioco è fatto. E andiamo a bagnarli, ovviamente quello che rimane qui io lo mangio per i cavoli miei, diciamo così, no? Invece il resto li do un po' in giro in modo che non si spreca niente, e soprattutto sono sicuramente più carini. Anche perché adesso vi faccio vedere, andiamo a ricoprirli di cioccolato. Ok. Questo metto da parte, che continuo dopo, adesso vi faccio vedere. Praticamente la salsa al cioccolato vi lascio il link in descrizione su come farla. E niente, andiamo semplicemente a prendere il nostro panetto, pane di miele, anche se è dolce, quindi lo chiamerei più che altro il nostro dolcetto. E
Lo prendiamo con il nostro cucchiaio e il gioco è fatto. E facciamo così con tutti gli altri. Ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti! Ah, a proposito, vi faccio vedere il risultato. Guardate. È proprio pane al miele, guardate un po'. Poi il tocco di cioccolato è perfetto. Ciao a tutti.